Benvenuti, sono Mighty Mars, siamo qui con un altro vlog. Un altro vlog, sapete che non mi piacciono, però li devo fare. Perché oggi parliamo di monetizzazione di YouTube, che veramente mi fa girare i cosiddetti. Perché? Allora vi spiego, io ero arrivato da poco a più o meno 10.000 visualizzazioni, in realtà sono tipo a 12.000, ma vabbè, chi se ne frega. E avevo chiesto, ho provato a chiedere la monetizzazione, perché diceva nella suddetta opzione, diceva che praticamente con 10.000 visualizzazioni si poteva chiedere la monetizzazione, cosa che ho fatto e l'ho chiesta tipo un paio di settimane fa. E ho visto che ricevendo una settimana solitamente danno la risposta, in realtà sono passati quasi 10 giorni, non capivo come mai ci mettevano così tanto, però poi l'ho capito, perché in realtà mentre io chiedevo la monetizzazione proprio preciso, io ragazzi ho una tempistica in queste cose che è stupenda, mentre chiedevo la monetizzazione è cambiata la monetizzazione su YouTube. Infatti adesso non servono più 10.000 visualizzazioni, ma vi faccio vedere. Eccolo qua ragazzi, allora qui praticamente dice che il canale viene revisionato dopo aver totalizzato 4.000 ore di visualizzazione nei 12 mesi precedenti, quindi loro in 12 mesi te devi fare 4.000 visualizzazioni, 4.000 ore e più 1.000 iscritti, praticamente hanno alzato l'asticella per l'iscrizione, che dicono che questo serve per la qualità su YouTube. In realtà non è vero un cazzo, perché cosa succede? Che non alza affatto la qualità di niente, perché se io sono un canale da 1 milione di iscritti e faccio un video dove cago nel cesso, io non alzo per affatto la qualità, e avendo 1 milione di iscritti c'è gente che sicuramente mi segue nel fare questo e sicuramente farò le mie sporche visualizzazioni. Se io sono un canale piccolo e faccio i video di una qualità ottima con tutta la passione del mondo, comunque la difficoltà a emergere ce l'avrò comunque, a chiedere una monetizzazione ce l'avrò comunque, quindi non è vero affatto che serve ad alzare la qualità di YouTube, perché in realtà la qualità di YouTube non la fanno quelli che ci hanno 100 iscritti, ma la fanno quelli che hanno 1 milione di iscritti, 500.000 iscritti, 2 milioni di iscritti, sono loro che fanno la qualità di YouTube. Quindi in realtà queste cose qui vanno a toccare i piccoli che non riescono e non vanno assolutamente a toccare i big, perché se io ho 1 milione di iscritti, a me che cosa mi frega se serve, cosa mi cambia se serve 1.000 iscritti e 400 ore? Quindi sono tutte balle. YouTube sta facendo questo perché sta creando ancora di più una netta differenza tra chi gli conviene mantenere e chi no, perché metti che io sono YouTube. Allora, a te che sei piccolo, magari anche se io ti do 10 euro al mese, 20 euro al mese, però sono 10-20 euro persi, perché te naturalmente essendo piccolo non mi arrivi alle grandi masse, la tua pubblicità non arriva praticamente a nessuno, quindi a me non mi sei utile. Voi direte, ma un ente come YouTube cosa vuoi che siano 10 o 20 euro? Sì, ma voi dovete calcolare questi 10-20 euro per 1 milione di canali o più che vengono fuori. Quindi loro risparmiano molti soldi. YouTube cosa vuole fare? YouTube vuole tagliare le gambe fondamentalmente a chi non è già un big che può... Perché il big è conveniente? Perché il big è un influencer, è uno che, se prima di tutto, è uno che si dice comprate questo, la gente lo va e lo compra. Se lo dico io, chiaramente e giustamente nessuno si interessa, perché non sono un influencer, e soprattutto gli serve anche come a livello pubblicitario con i banner. Ovviamente che se io faccio 500.000 visualizzazioni ogni video, la mia pubblicità arriva a 500.000 persone. Se io faccio 20 visualizzazioni a video, la mia pubblicità non arriva praticamente a nessuno. E quindi YouTube cosa fa? Taglia le gambe ai piccoli perché non ha convenienza, senza mai andare a toccare i big. Quindi non è vero che la qualità si alza, in realtà YouTube taglia solo le gambe ai piccoli perché non ha interesse a farli crescere. E a me questo dà noia, non tanto per la monetizzazione, che a me fondamentalmente, cioè
io monetizzare o non monetizzare non mi serviva a niente, poteva essere utile nel senso ideologico, nel senso mi sono, per me come tutti quelli nella mia posizione, mi sono sforzato un anno come premio ideologico, comincio a monetizzare, ma era puramente ideologico, però era un po' che avevi fatto quel passettino in più che ti aiutava ad andare avanti, invece così rimane indietro. Comunque ragazzi, adesso il discorso della monetizzazione è questo, poi non cambia fondamentalmente niente perché tanto essendo talmente piccolo come sono io, come tanti altri, anche i miei amici che sono più o meno al mio livello, anche se uno avesse monetizzato adesso forse avrebbe fatto 5 euro al mese, 2 euro al mese, quindi non cambia assolutamente niente, è solo un discorso di la tendenza, a me è quello che non piace, la tendenza di YouTube nel voler dire te sei piccolo, non conti una secchia, te sei grande, fai tutto quello che ti pare. Non va bene perché comunque, ripeto, anche il grande è partito da piccolo e poi è diventato grande, però se te non dai una mano al piccolo a diventare grande, è chiaro che poi, cioè, voglio dire. Comunque, se non siete d'accordo, commentate, potete dire benissimo la vostra, a me fa piacere. Va bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Come sempre, se non siete iscritti sul canale di YouTube, iscrivetevi. Vi ricordo che sono anche su Twitch, perché tutti i giorni su Twitch faccio le live dalle 5 del pomeriggio fino più o meno alle 7. E dal lunedì al sabato, in realtà, quindi non proprio tutti i giorni. E poi quindi iscrivetevi anche su Twitch, se non vi volete iscrivere su Twitch le live poi saranno anche postate su YouTube, perché poi chiaramente non a tutti piace Twitch, quindi grazie, vi invito a scrivervi sia su YouTube che su Twitch. Ci vediamo alla prossima, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao!